maggio 2022, guarda un po'. Là c'è un forno, due che ci sfurnavano il pa. Vedi? L'annesso è una casa enorme rurale, con infissi rinnovati, anni 90. E là c'è una catapecchia. E qui c'è un'altra ulteriore casa abbandonata. Adesso vado su tutto qui. Guarda un po' che bei fiori, anni 90. Le belli si fiori anni 90. Che spettacolo. Qui dentro tutti i pneumatici, vedi, le case di campagna è tenute come luoghi di discarica, come le grotte. Le grotte di una volta è luoghi di discarica. Guarda che macello, tutti i pneumatici, guarda lì. E poi consumati secchi. Qui c'era la stalla, guarda il caretto del zio Alberto Bonanima e il coso lì, la rota del Garelli. A qua cosa c'è a qua o dentro qui? Un'altra controstalla, guarda, una controstalla piccolina. Vedi la gomma del camion, le ruote del trattore, le gomme della Vespa. Guarda un po' che scale qui, che scale di marmo. Una finestrina anni 1910, antica, i mastelli anni 90. Guarda un po' qui, la vernice anni 50, vedi. Guarda un po' tutto rosso qui, lì color merda il camion. Guarda, azzurro, color merda, le mattonelle anni 90, queste. Guarda, una presa di corrente anni 40. 1940, l'intonaco anni 30, vedi? Anni 30. Vedi, guarda che roba, oh. Guarda, il filo anni 1910, guarda che, oh, che roba. Guarda, si vede l'altra casa dall'altra parte e il pavimento di granito è molto bello, eh? Molto bello il pavimento di granito. Qui c'è tutte le ciabatte che state usate per fare l'impianto elettrico e dopo hanno spaccato tutto, vedi? E le canalette e poi qui il filo con una pera, qui c'era la camera da letto, sicuramente c'è la pera, vedi? E qui c'è scritto ti amo, ma non ama niente, dopo lì l'ha scolorito. E a posto, dopo qua un'altra controstanza, questo è il cuscinino, vedi che c'è lavandì de granito, vedi? Marmo e granito, questo è un giallino color vomito. Dopo qui c'è i foratelli, qui le mattonelle foratelle, guarda lì una ricostruzione. Qua cos'è? Un massello lì, un massello alto, un bel po' chi è la porta qui del zio Rico, Bonanima. Qua il cesso, qua il gabicesso, guarda un po', le scalette per fare il cesso. Guarda che lavandì gigantesco, che lavandì gigantesco dei contadini. E sul rubinetto guarda che roba, oh, anni 60, le bello, sul rubinetto. Il cesso è anni 70, il batticlò è anni 40. E qui c'è di fuori, oh, guarda, un pozzetto, un'urna. Guarda che roba, si alberi hanno preso il dominio della casa e fan puede qua, anziché i pavimenti, vabbè, lì va giù a conca, oh, va giù a conca il pavimento, guarda che roba, lì hanno murato una porta, a posto. E qui è un'altra stanza, vedi, un'altra stanza, questo qui cos'è? Guarda, un mastello, due pennelli, questo qui cos'è? Polvere per tracciarighe professionale blu, qualità speciale per esterni resistente ai raggi ultravioletti. Vedi? Tutto per terra, discaricato. Ormai questa casa è diventata una discarica. Guarda un po', la corrente c'è, oh, la corrente. Te pensa, una casa cucì allo sfascio c'è la corrente. Volendo uno sfollato, stacca i cosi lì, stacca i fili e si piglia la corrente. A gratis. Senza pagare la bolletta uno sfollato. Però è là quando la piglia, dal pozzo. Guarda un po' il pozzo. C'è il pozzo qui che sta a crollare tutto. E il pozzo, guarda che roba. C'è una cazzarola. Oh, no, miseria, che roba. Che pozzo. Guarda, vediamo va. Se c'ho la luce qui. Vediamo un po' se ha la luce. Porca miseria. C'è l'acqua laggiù. È enorme su pozzo. Guarda che roba, guarda, eh. Che pozzo sa l'acqua. Che bello. È spettacolare, eh. A lì c'era un capannò che è andato giù tutto. Qua le butie, guarda i piatti anni 1920. Le antichi si piatti, pare i piatti dei ca. Qui tutte butie di birra. Là i guanciali. Ci sarà stato uno sfollato qua a campà. Chi due che ci sfornava nel pane, è andato giù tutto. Chi le sedie delle moniche, delle scole.
E poi il caretto qui di carnevale, tutte butie di vetro, una discarica. Qua invece chi c'è campa, oh? Chi c'è campa in questa casa qua, oh? Un lavandino anni 60 schiantato, qua un capanno, un capanno. E chi è che ha aperto? Chi ha rotto il vetro per buccare, qualche tu? Fa un po' vedere, questo è l'infisso di zio Alberto. È l'infisso di zio Alberto, guarda un po'. Eeeh, senti che puzza, oh! Senti che puzza qui dentro. Ah, è chiuso, è chiuso. Fammi andare via, va, che qui ci saranno sfollato sicuro. Guarda, c'è nato pure un albero. C'è nato pure un albero qui. Che roba. Peccato, però un pesta è lì dentro. Ci sarà una discarica che non finisce più dentro quella casa. C'è campano sfollato dentro qui. Fammi un po' andare via, che me conviene. Prima che mi viene uno sfollato, sa, una spada lunga un metro e mezzo, me la gira ante il cuore tutta quanta, poi me la tira fuori. Ecco. A posto, adesso io da qui è tutto e te saluto. È un peccato che queste case rurali sono tutte abbandonate. Se io comandavo l'Italia, e se io ero il re, proprio il re d'Italia, d'Europa, dovevo comandare solo io, regalavo le case a tutte le famiglie che non hanno una casa, le regalavo per regalo a 0 euro, e in più le giustavo tutte, le ripristinavo tutte per farci campare la gente e per custodire il terreno e tutelare l'ambiente. E così deciso, l'udienza è tolta. Fine.